No, già da come ho visto qui davanti, relativamente a ciò che sta accadendo e anche rispetto alle altre volte, c'è una partecipazione notevolmente superiore. Così, questo è il primo impatto. Il fatto stesso di fare le file divise in quattro, un'organizzazione diversa rispetto a quanto accadeva prima. Dall'affluenza Firenze non fa testo, è la migliore forma alle primarie perché c'è una partecipazione reale. E indubbiamente il PD, nella galassia che riuscirà a mettere insieme, è l'unica risposta possibile a una deriva complessiva, intellettuale, culturale. Il problema è il futurismo. Non sono contro la linea di Renzi, anche se io Renzi non l'ho votato alle altre primarie, ma bene o male credo che in questo caso si debba lavorare per un'unità di tutto il partito. Io ho votato Martina e poi stiamo a vedere, insomma. Pezzingaretti. Diciamo che mi è piaciuto il progetto che sta portando avanti, mi piace la persona e insomma gli do fiducia, ecco, gli do fiducia. Grandi differenze non ne vedo. Ora Giachetti è un po' un esterno. Ora la differenza è, diciamo, una differenza tecnica, perché per esempio Zingaretti, essendo segretario di una regione così importante come il Lazio, ho paura che avrebbe da fare un super lavoro. Sicché mi sono più orientato su Martina semplicemente per questo. Nicola Zingaretti, perché penso che la sinistra, siccome è un po' ultimamente sparpagliata, io penso che lui sicuramente sarà colui che riunirà tutta la sinistra insieme per vincere, diciamo, e mandare a casa Salvini e i suoi amici.